la seduta del 22 novembre. Il 22 novembre il Consiglio regionale ha licenziato il nuovo statuto dell'IPLA, Istituto per le piante da legno e l'ambiente. Ha poi approvato 4 ordini del giorno di condanna delle violenze ai cristiani copti in Egitto, contro la violenza sulle donne, sul futuro del consorzio Villa Gualino e sui lavoratori in mobilità in attesa della pensione. Ha approvato anche la proposta di legge al Parlamento sui partiti. Nel pomeriggio, dopo la comunicazione dell'assessore all'ambiente sui danni prodotti dal maltempo, ha approvato un ordine del giorno sui lavoratori regionali precari. Società di mutuo soccorso a Palazzo Lascaris. Martedì 22 novembre il Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e il Vicepresidente Roberto Placido hanno ricevuto una delegazione della Fondazione Centro per lo Studio e la Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso, ONLUS. All'incontro, al quale hanno partecipato diversi consiglieri regionali, è intervenuto Alberto Dolo, consigliere della Fondazione, che ha voluto sensibilizzare gli amministratori regionali sul tema del mutuo soccorso. La mafia è cosa nostra. Il primo film del ciclo La mafia è cosa nostra, a cura dell'Osservatorio regionale sull'usura e del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, è stato proiettato lunedì 21 novembre al Cinema Reposi di Torino. La pellicola Gomorra di Matteo Garrone è stata accompagnata dagli interventi di Roberto Placido, vicepresidente dell'Assemblea regionale, Tullio Ponso, consigliere segretario, e Giancarlo Caselli, procuratore della Repubblica a Torino. Assemblea FIPEG alle OGR. Venerdì 18 novembre, presso le Officine Grandi Riparazioni, la Federazione Italiana Piccoli Editori di Giornali, FIPEG, ha presentato l'ultimo bilancio. A seguire si è svolto un dibattito sulla situazione attuale della piccola editoria, con gli interventi dei principali esponenti del settore per quanto riguarda il bacino della Regione Piemonte. L'ulivo bianco. Pura come il platino, brillante come il diamante, è la scultura creata da Agatino Cappella, direttore artistico di War Diamond Group, ammirabile dal 23 novembre al 15 dicembre a Palazzo Lascaris, nella mostra intitolata L'Ulivo Bianco, purezza, luce e pace per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Realizzato con 3.333 grammi di platino e 3.003 diamanti, il prezioso ulivo rappresenta un augurio di pace e fraternità per tutto il paese sul finire delle celebrazioni per l'anniversario dell'Italia Unita.